proprio come me, alcuni di voi sono liberi professionisti oppure sono studenti. E che cosa hanno in comune i liberi professionisti e gli studenti? L'autogestione del tempo e delle cose da fare. Molto spesso abbiamo una giornata intera da organizzare senza che nessuno ci dica cosa dobbiamo fare e quando lo dobbiamo fare. E che cosa accade? Uno, ci svegliamo la mattina e siamo sommersi dall'ansia perché pensiamo a tutte le cose che dobbiamo fare, ci sembrano troppe, non sappiamo come gestirle, come organizzarci e ci viene l'ansia. Numero 2, visto che non sappiamo come organizzarle, abbiamo troppe cose, per trovare anche una sorta di via d'uscita, cosa facciamo? Procrastiniamo e perdiamo tempo. Quindi, in conclusione, non siamo produttivi e soprattutto non lo siamo magari nel migliore dei modi, quindi con una produttività che ci dà anche equilibrio. Oggi vediamo dei consigli pratici per essere produttivi senza strafare e soprattutto senza avere l'ansia o andare in burnout. Innanzitutto, la prima cosa importante da fare è definisci che cos'è per te la produttività. Fare sempre di più, portare a termine più task possibili, avere tutta l'agenda piena, essere sfiniti perché abbiamo lavorato troppo, andare oltre le proprie possibilità fisiche, essere orgogliosi di aver lavorato fino allo sfinimento. Questo per voi è produttività, essere produttivi? Per me un tempo era così, ma poi mi sono resa conto che facevo veramente tantissime cose durante la giornata e alla fine avevo raggiunto anche tanti obiettivi, ma come mi sentivo? Mi sentivo nervosa, arrabbiata, tesa? No. Non è più questo quello che io voglio intendere per produttività. Non credo che sia più cool lavorare fino allo sfinimento, non avere tempo per se stessi, per gli amici, per la famiglia, non essere in equilibrio, non trovare il tempo anche per godersi la vita. Quindi, per me produttività è continuare a raggiungere gli obiettivi, ma con un equilibrio. Ognuno di voi pensi a che cosa è per lei o per lui la produttività e soprattutto capisca qual è il bisogno, quindi il proprio corpo di che cosa ha bisogno. In questo momento magari non sto facendo niente, sto procrastinando e quindi ho bisogno di inserire un'attività ed essere produttiva. Oppure ho studiato per tantissime ore, non ce la faccio più, di che cosa ho bisogno? Bisogno di riposo, quindi capire il bisogno e soddisfare il proprio bisogno. Fondamentale è anche focalizzarsi su ciò che vogliamo fare e come scegliamo l'attività della giornata. Un suggerimento è quello di trovare un daily highlight, cioè un'attività, la più importante che oggi vogliamo fare assolutamente, che vogliamo portare a termine. Una volta che abbiamo scelto l'attività principale che vogliamo portare a termine, gli diamo anche una tempistica, cioè andiamo ad inserirla nella nostra giornata. Ad esempio, io scelgo che oggi quello che devo fare assolutamente è registrare un video e so che ci impiegherò 2 ore e mezza, quindi vado a collocarlo nella mia giornata. Dalle 9 fino a mezzogiorno io dovrò girare il video e sarà l'unico obiettivo della mia giornata, in modo tale che io non abbia in testa tanti altri obiettivi e che quello sicuramente riesca a portarlo a termine. Se per qualcuno di voi avere una grande task da fare spaventa all'inizio perché non si sa da dove cominciare, suddividete la grande task in compiti più piccoli. Ad esempio, oggi devo girare il video? Perfetto. La prima cosa che devo fare è rivedere la scaletta e capire se ho ben chiaro tutto ciò che devo dire alla telecamera. Secondo punto, montare il set del mio video. E questo significa montare la scenografia, montare l'impianto audio, l'impianto video, l'impianto luci, eccetera, eccetera. Un altro passo è prepararmi, quindi truccarmi, scegliere l'abbigliamento, eccetera, eccetera. E poi finalmente mi siederò, inizierò ad impostare la telecamera e poi premerò play. Dovete pensare un pochino di essere come il capo di voi stessi. Un capo deve dare delle direttive ai propri dipendenti, deve suddividere i compiti e assegnarne uno ad ogni dipendente. Ecco, fate un po' la stessa cosa con voi stessi. Voi siete il capo e vi auto date dei compiti più piccoli che dovete eseguire. Il vantaggio di avere un daily highlight è che abbiamo una task sicuramente al giorno che andiamo a completare ed è una task importante, come ad esempio girare un video. Una volta che avremo raggiunto quella task, ci
ci sentiremo soddisfatti e sarà anche più facile andare ad aggiungere altri piccoli compiti durante la giornata e quindi appunto essere produttivi. Però saremo produttivi senza mettere ansia perché dobbiamo fare questo, avere una to-do list infinita. No, avremo una cosa da fare e quindi saremo più tranquilli, più focalizzati e quella cosa poi ci porterà a riuscire a farne anche altre. E se nel peggiore dei casi riuscissimo a portare a termine solo una cosa, pensate, ogni giorno della vostra vita sarete riusciti a fare qualcosa di bello e di importante, un bel compito portato a termine. Già questo significa essere produttivi. Raggruppare compiti simili, raggruppare task simili tutte nello stesso time frame, tutte nello stesso periodo di tempo. Ad esempio, io oggi devo studiare, leggere un libro per le vacanze e poi devo anche andare a fare la spesa, comprare le scarpe e andare a trovare la nonna. Molto bene. Secondo questa regola di raggruppamento di compiti simili, che cosa dovrei fare? Dovrei sedermi e iniziare a studiare. Una volta che magari ho finito di studiare quelle 10 pagine, allora poi passo a leggere il libro. Dopodiché esco a fare la spesa e compro anche le scarpe e infine vado a trovare la nonna. Questo mi permetterà di riuscire ad essere più produttivo. Per quale motivo? Torniamo indietro, facciamo un rewind. Se io mi mettessi a studiare 5 pagine, poi decidessi di uscire a fare la spesa, rientrassi a casa, studiassi altre 5 pagine, per poi andare a trovare la nonna e infine leggere il libro, diventerebbe qualcosa di poco produttivo. Per quale motivo? Perché cambiare il contesto, cioè studiare per poi uscire di casa, ritornare, tornare a fare la spesa, eccetera, eccetera, ci fa perdere tempo e la perdita di tempo ci porta anche a procrastinare. Ecco perché è meglio raggruppare tutti i compiti simili della giornata e anche poterlo fare sulla settimana. Per cui in una giornata faccio le cose simili tutte insieme e in una settimana idem. Ed ora passiamo alla regola 80-20 o anche chiamato principio di Pareto. Che cosa ci dice in sostanza? Che l'80% delle conseguenze sono date dal 20% delle cause. Cosa significa? Ad esempio, se io prendo il mio canale YouTube, l'80% dei miei guadagni è dato dal 20% dei miei video. La stessa cosa può essere per un'azienda. L'80% del ricavato è dato dalla vendita del 20% dei prodotti. Che cosa significa questo? Significa che dobbiamo trovare quali sono quelle cause, cioè quelle cose che facciamo al 20% che ci danno l'80% del risultato. Quindi lavoreremo meno, ma ci focalizzeremo di più su quello che ci rende di più. La stessa cosa può essere per lo studio, ad esempio. L'80% di quello che abbiamo conseguito, quindi magari l'80% del voto che abbiamo raggiunto, un 30 nell'esame, è dato dal 20% delle cause, cioè da un 20% di cose che noi abbiamo attuato studiando. Quindi se andiamo a capire che cos'è che ci riesce a portare così grande risultato, allora studieremo sempre in quel modo lì, perché è quello che ci rende più efficienti e che ci porta il maggior numero del risultato. Trovare nella propria giornata quelle azioni che comportano il 20% di cause e ci portano ad avere un 80% di conseguenze, chiaramente in termini di produttività, sarebbe perfetto. Il tempo che ci diamo è il tempo che utilizziamo. Cosa vuol dire? Che se io mi prefiggo di raggiungere un obiettivo in 2 settimane, il mio cervello automaticamente lo raggiungerà in 2 settimane. Se lo stesso obiettivo però me lo prefiggo per 2 mesi, ci metterò 2 mesi. Se per lo stesso obiettivo non mi metto un limite temporale, una deadline, ci impiegherò tutta la vita. Quindi è molto importante il tempo che ci diamo per svolgere un determinato compito.
Più allunghiamo il tempo per raggiungerlo, più ci metteremo tanto tempo proprio a raggiungerlo. È sicuramente anche molto importante motivarsi per riuscire ad essere produttivi e soprattutto non pianifichiamo solo ciò che dobbiamo fare lavorativamente parlando o studiando, ma pianifichiamo anche il tempo libero o il tempo per il divertimento, perché per avere un equilibrio dobbiamo riuscire ad inserire nella nostra agenda anche il tempo del riposo e il tempo del divertimento. Sono importanti tanto quanto i compiti e le task che ci diamo dal punto di vista lavorativo oppure dal punto di vista del nostro studio. In ultimo, è importante chiedersi anche perché vogliamo essere produttivi. Tante volte lavoriamo e studiamo senza una vera e propria motivazione personale. Vi faccio un esempio. Magari siete degli studenti di medicina. State studiando medicina perché? Perché i vostri genitori hanno piacere che diventiate medico, oppure perché sentite tanto la competizione con i vostri compagni. Oppure ancora perché l'essere produttivi vi fa sentire qualcuno, vi fa sentire sulla strada giusta. Ma in fondo, voi non volete realmente diventare medici. Tutto ciò che influenza la nostra produttività dall'esterno, quindi lo faccio per i genitori, per la competizione, per il giudizio degli altri, eccetera, eccetera, non ci aiuterà così tanto ad essere produttivi, perché questi sono input negativi, tra virgolette, e quindi sarà più difficile essere produttivi. Ma se invece io voglio diventare medico, è il mio obiettivo e so che studiare per tutti gli esami mi porterà a raggiungerlo, questo è un input positivo e quindi per me sarà molto più semplice essere produttivo. Quindi cercate di capire perché siete produttivi. Siete produttivi solo perché vi identificate con la produttività, cioè essere produttivi, raggiungere degli obiettivi mi fa sentire meglio, definisce me stesso? Perché attenzione, non è ciò che facciamo quanto facciamo che ci definisce, che dà valore a noi stessi, ma è chi siamo. Spero vivamente che questo video vi sia stato utile sia per essere più produttivi, ma soprattutto per essere equilibrati e quindi essere produttivi, ma con equilibrio. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Se volete fare una donazione, lo potete fare cliccando il pulsante grazie qui sotto e noi ci vediamo nel prossimo video.